anche un bel bicchiere di brandy per guidare ad una bella giornata ricca di profitto, ovvero figli miei. Padre, sarebbe meglio quello che mi sta a fare. A 20 vostri anni ormai. Oh, non sarà sicuramente l'alcol a sconfiggermi. Sarà il tabacco o le donne, forse, ma l'alcol no, no. Lui è mio amico e non mi tradisce. Figlio mio, perché non ci dici in quali oscuri temi è impegnata la tua geniale mente, eh? Temi forse che noi non li possiamo capire? Non so quanto possa interessarti, grande inventore, padre. Oh, a me poco, niente, ma Alessandro qui presente nutre molta stima per questo momento. Nutre molta stima per i piromani, sembra. Non siete ingiusti. Io. Ma se... Dove sei? Dove ti nascondi, figlio di mille cani? Fatti trovare che ti toccerò il collo come ti meriti. Eccoti! Pretendo giustizia! E per cosa pretenderesti giustizia, nipote di mille cagni? Forse per quella squadrina che mi è riuscito di sottrarti? Fidati, non ne vale la pena! Fia, non è il genere di donna che tu frequenti, razza di porco! Non oso pensare al genere di misfatto di cui ti sei macchiato per ottenerla! Misfatto? Oh, no, no! L'ho semplicemente pagato un po' di più di quello che si aspettava. Ma andiamo, figliolo, di quanto denaro hai bisogno per considerare chiusa la faccenda? E salvo il tuo onore! Beh, io... Diamo. 10.000 fiorini sarebbero una somma equa, credo. Beh, ripensandoci non credo che ti darò un soldo. Ammettilo, figliolo, ti ho fatto un favore a liberarti di lei. Fidati, una donna così è meglio perderla che trovarla. Dannato maiale! Lasciami, fratello! Libererò il mondo da un grande peccatore! Ragione Teodà, per l'amor di Dio! Dio mi ringrazierà per questa purga! Dio, pregli misericordiosi! Già! Ai sciocchi, ai fanciulli, ai cuccioli e ai leprotti. Ma cresci, Deodato, e accetta la realtà. Padre, state maneggiando. Ma non è forse vero che il santo predica che il regno dei cieli verrà donato ai deboli? Allora io dico ringraziami. Io ti rendo debole, meschino, insignificante. Ti dono un regno di cieli, una seconda vita, piena di gioia e di gaudio, dove tutti si amano come fratelli. E lì sì che i forti proteggeranno i deboli e non li opprimeranno. Tuttavia, ora tu sei in questa terra, quindi io mi tengo la squadrina e tu rimani a mani vuote. Sai, padre, ti hai citato quasi perfettamente il grande imprenditore. Mi sembra di aver letto anche qualcosa sulle squadrine. Fammi controllare. Tu, dannato, sporco, avrai quello che ti meriti. Ti ho dato, per l'amor di Dio. Taci, baciapire! Non hai sentito il vecchio? Ha voluto essere il primo in vita e sarà l'ultimo in morte. Ecco, ecco, questo è interessante. Se tu ora mi spari, poni fine alla mia miserabile vita terrena e nessuno su questa terra potrà mai condannarti. Padre era un dissoluto, arrogante, ha fatto solo del male in vita. Ho avuto quello che si merita, eccetera, eccetera. Ma se tu ora prendi quel grilletto, diventerai un parricida. Cosa che il grande padre considera uno tra i primi e peggiori di tutti. Per ovvi motivi, e io verrò perdonato, io sarò la povera vittima e tu... Tu condannato, io pecorella del Signore e tu, forcone del diavolo, ma non è ironico tutto questo? Coraggio, fanciullo, diventa uomo e colpisci qui nel cuore e nessuno ti darà del vigliacco. Coraggio, colpisci!
colpisci! Colpisci! Ecco, padre, ho trovato la parte di Dio. Dio ci scampi da sgualdrini e puttane, criminali e usurai, vigliacchi e codardi, mentitori e falsi assassini e ladri. Purtroppo, però, Dio non se ne scampa mai. Per questo tu, per mano mia, muori.